Dunque, c'è una linea molto sottile tra arte e distruzione. Vi siete mai sentiti attratti da quest'ultima? Dalla distruzione? Raramente, ti dico la verità, raramente. C'è sempre un principio di speranza e di ottimismo, in qualche modo, che e forse in questo caso direi anche di sopravvivenza, che prende il sopravvento in me. Quindi quando proprio dici vabbè, è finita, in realtà per me non è mai finito, c'è sempre un certo entusiasmo, una certa voglia che mi fa vedere la luce nel buio più totale del cielo, capito? C'è sempre una stellina accesa, capito? Quindi niente distruzione. La distruzione, anche, ma per dire, ma forse con forse con la maturità, anche un pochino, diciamo così, maturità. Riesco per esempio a riconoscere dei limiti, perché prima non lo facevo, capito? Cioè so che per esempio una certa soglia, dopo una certa soglia, c'è da distruzione, quindi mi tengo per essere in quella soglia di magari incoscienza, ma comunque controllata, non so se mi spiego. Voi invece, Nick soprattutto, che è Beh, totalmente ha detto distruttivo. adesso proprio in chiusura, ha detto la cosa giusta, cioè bisogna distinguere bene distruzione da incoscienza. Perché distruzione comunque porta una fine. Quindi è difficile dalla distruzione ridarsi uno slancio per tornare su. L'incoscienza soprattutto in un'adolescenza, in una giovinezza, è probabilmente anche necessaria, aiuta in qualche modo, sempre che si riesca a trovare un limite e un controllo. Di non oltrepassare un determinato limite. La distruzione credo non appartenga a noi, no, non ci appartiene. No, distruzione no, 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 ci mancherebbe altro, c'è anche un no, fio, cioè, nel senso. forse depressione, ecco, forse magari uno, almeno nel mio caso, magari devi fare un po' più i conti con momenti depressivi che insomma che non ti portano alla Venuti anche la distruzione, stanchezza a però volte. no, no, dovuti anche a tante cose legate, non so, beh, al lavoro, alla vita, cioè, però insomma penso che faccia parte della vita, ecco, i momenti depressivi. Prima Barbara ha detto una cosa molto bella in conferenza a proposito dello stare sulle nuvole. Lei ha accostato alla gioventù, alla potenza, alla libertà. Per cui ti chiedo e vi chiedo, c'è un qualcosa che possa farci ritornare sulle nuvole anche in età adulta? Non lo so, nel senso la speranza è che ci sia, ovviamente. Cioè, la speranza, io penso, boh, io faccio questo lavoro anche per questo, un po'. Perché poi, non so, ogni film che faccio, un po' io quella sensazione ce l'ho, anche di mettermi nei panni di qualcun altro che sulle nuvole ci sta, faccio finta che sono io. Quindi quella sensazione, anche se per finta, la ritrovo. Nella vita vera è più complicato darsi questo slancio e partire, no? E non No, sapere perché non dove bevi? arrivare, perché non. Perché non bevi? Ma invece nel film c'è un oggetto magico che sono gli occhiali da sole. Il vostro oggetto magico qual è nella vita reale? Le cinture, io sono molto affezionato proprio alla cinta, cioè sono un collezionista di cinture di cuoio. Quindi metti la cinta e sparisci. No, metto la cinta e mi sento un figo. No, no, metto la cinta e non lo so, ma non metto che amo molto. Gli occhiali mi sono serviti in passato, adesso per esempio non li sto più usando, cioè a meno che non c'è il sole, capito? Però, cioè dico, sul palco non li Sì, metto sì. più, non li metto più. Mi piace proprio, anzi, prima mi vergognavo se mi metto a piangere, no? Per dirti una cavolata, cioè prima ci sono delle canzoni che io canto e che mi metto a piangere, cioè è normale, no? Adesso invece se si vedono le lacrime, tanto, 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 oh, sono così, amen. Tu c'hai l'oggetto magico? Io ho le t-shirt, Ah. ho quelle due o tre t-shirt lì che so che devo fare quella cosa lì, mi metto Metti quella. No, quello. non è questa, No, no. però nel senso il concerto, quelle robe così, ce l'hai C'è la il canzone, feticcio, il feticcio da bello. concerto ce Sì, sì, l'hai. sì, Quelle sì, sì. cose così, ci danno sicurezza. Ok, grazie Grazie mille mille, a te. grazie, E troppo ancora gentile. complimenti. Grazie. Grazie.